Intendo dimostrare che Freddy Quimby è al 100% innocente. Innanzitutto, il suo accusatore è un personaggio molto losco. Quel cameriere, il signor Lacoste, non solo non è nato a Springfield, non è addirittura neanche nato in questo paese. D'ora in poi devi dirmi tutto, è chiaro? Freddy Quimby è stato con me per l'intera serata in questione. Stavamo raccogliendo scatolame per le popolazioni affamate in... Beh, sa, uno di quei paesi scrausi, no? Allora non c'è dubbio. È senz'altro innocente. Oh, bene, il mio bucato è pronto. Vedi, Lisa, non occorre la mia testimonianza. Perché il sindaco sta comprando la libertà a suo nipote. Il sistema funziona, basta chiederla a Klaus von Bo. Signore e signori, mi accingo a dimostrarvi che non solo Freddy Quimby è colpevole, ma che è anche innocente di essere colpevole. Invito a deporre il mio test esperto, il dottor Hibbert. Bene, solo una persona su 2 milioni ha quello che noi definiamo gene malvagio. Hitler l'aveva, Walt Disney l'aveva, e Freddy Quimby ce l'ha. La ringrazio, dottor Hibbert. Con questo mi rimetto alla corte. Lei si rimette alla corte? Come? Oh no, credevo fosse solo un modo di dire. Ho finito, vostro onore.